Loro sono delle relazioni. Nei 20 minuti che al massimo sono consentiti a ciascun oratore. E quindi inizio subito dando la parola a Pier Maria Corona del Centro di Ricerca per le Foreste del CREA, che ci parlerà del patrimonio boschivo, selvicoltura e filiere delle produzioni forestali in Italia. A lui un compito intanto di introdurre la vicenda, ma anche cominciare a dare, se riesce, qualche risposta alle domande che il tavolo politico miracolosamente concorde ci ha posto. Cosa suggeriamo per questa nuova politica e questo nuovo assetto istituzionale che si prefigura per il nostro paese, se ci riusciamo a essere bravi? Allora, io penso che, come dicevano anche i rappresentanti politici, oggi il problema principalmente non è tanto di tecniche, non è di know-how, ma è un problema di carattere politico. La problematica di carattere politico deve essere basata sulle evidenze, e questo è un po' anche lo scopo di questa mia presentazione, che io sono particolarmente lieto di essere qua proprio per di fronte all'auditorio così selezionato per presentare un tema che, come è stato detto, ritengo sia di particolare rilevanza. Presento questo tema a nome del CREA, una visuale su quello che è la realtà forestale in Italia. Mi permetto di portare i saluti anche della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale, ringrazio il Presidente, il Professor Marchetti, che è qui presente. E quanto è stato detto stamattina sottolinea, diciamo così, la crescente importanza e barra anche complessità di questo settore. Riassumo alcuni numeri perché, ripeto, è importante che anche le decisioni siano basate sulle evidenze effettive di quella che è la realtà complessiva. La più grande infrastruttura verde in Italia sono i boschi, 11 milioni di ettari, e forse non ci si è, una infrastruttura verde che continua a crescere. Nelle 4 ore di questo convegno noi avremo circa 10 ettari in più di bosco, perché questa è la dimensione, sembra impressionante se non lo dice, ma questa è la dimensione del tasso di accrescimento della superficie forestale, del tasso di espansione della superficie forestale che abbiamo avuto in questi ultimi 2 decenni. Un importante fattore, una risorsa strategica per alimentare quella di cui si parla tanto, la bioeconomia, l'economia circolare, in particolare l'economia verde. Oltre 1 miliardo di metri cubi di legno, un incremento legnoso, l'abbiamo sentito questa mattina, un capitale naturale particolarmente significativo, 36 milioni di metri cubi, e a fronte di questo una situazione abbastanza diversificata. E su questo io mi permetto, non sono del tutto d'accordo del settore forestale sia un settore marginale dal punto di vista economico, io non credo che sia così. I dati sono questi. La selvicoltura italiana rappresenta il 6% del valore aggiunto dell'agricoltura. È vero, sul PIL nazionale non è tantissimo, ma nel settore primario è assolutamente rilevante. Se consideriamo poi la filiera legno nel suo complesso, quindi selvicoltura, utilizzazioni forestali e l'industria di prima e seconda trasformazione, teniamo conto di energia, materiale per l'edilizia, industria della carta, materiali, industria del mobile, abbiamo a che fare con circa 80.000 imprese, oltre 400.000 unità lavorative, un giro di affari annuo che sfiora i 30 miliardi di euro, quindi significativo, e diciamo abbiamo a che fare con il secondo settore dell'industria manifatturiera italiana. Quindi anche da un punto di vista economico in senso stretto, senza guardare i valori ambientali, anche in senso strettamente finanziario, non è trascurabile questo fattore. E non è trascurabile anche perché le radici di questa intera filiera, come abbiamo detto, almeno a livello nazionale, sono proprio in quei territori, soprattutto collinari e in particolare montani, che hanno una particolare vulnerabilità, non solo ambientale ma anche sociale ed economica, come abbiamo sentito. Quali sono ciò a cui abbiamo assistito e stiamo assistendo in questi ultimi,
in questi ultimi anni. Fondamentalmente un fenomeno che è analogo a quello che avviene in molti altri settori del comparto agricolo, un dualismo. Cioè da una parte l'abbandono è stato detto, ma sottolineo, e si vede da questo grafico che è abbastanza paradossale, ad essere a crescere della superficie forestale abbiamo una diminuzione del tasso di utilizzazione, del tasso di prelievo legnoso, abbastanza paradossale questo incrocio, cioè seguono quasi delle dinamiche diverse, ma ed è vero che esiste un abbandono con delle conseguenze positive, negative, ci sono vari aspetti da considerare, certamente questo pone dei problemi nei confronti della difesa del territorio in quanto riguarda la manutenzione dal punto di vista idrogeologico, sicuramente per quanto riguarda la coltivazione del bosco anche ai fini di prevenzione, c'è tutta una serie di problematiche oltre a quello che è la perdita di paesaggi, la perdita di sapere, questo oggettivamente ci sono dei fattori, non entro su questo, dobbiamo dire che accanto però abbiamo anche dei fenomeni localizzati ma molto importanti di intensificazione. Se pensiamo che alla crescita che si è avuta in questi veramente questi ultimi anni del mercato delle biomasse e l'utilizzo di legname per biomasse, l'utilizzo di legno per biomasse ha superato di gran lunga quello che è l'utilizzo del legno a fini industriali almeno per quanto riguarda la produzione nazionale. Oggi rappresenta il legno per la legna del combustibile oltre il 70% del prelievo in Italia. Questo sicuramente ha effetti di carattere positivo perché è una sostituzione di combustibili fossili, sicuramente ha un carattere positivo, attenzione che da un punto di vista anche socio-economico e della struttura anche produttiva ha significato per certi versi una deprofessionalizzazione delle imprese boschive per alcuni aspetti e anche diciamo così uno spiazzamento di quella che è la selvicoltura di qualità. Accanto a questi fenomeni di intensificazione non posso, anche se ha un polo diciamo così di copertura spazialmente limitato, il ruolo importante che ancora ha l'arboricoltura da legno e la pioppicoltura, che merita di essere ulteriormente di avere un ruolo ulteriormente significativo. Ad oggi la pioppicoltura e l'arboricoltura da legno rappresentano l'1% della superficie forestale e offrono oltre il 50% del materiale nazionale per l'uso industriale. Ecco, questo è un po' il quadro. In questo quadro va detto quello che è stato sottolineato stamattina, soprattutto per quanto riguarda i prelievi, i dati fanno un attimino acqua, per cui tutte queste statistiche che ho dato vanno attenzionate. C'è una notizia positiva, l'Istat ha ripreso le indagini sulle superfici tagliate, sui prelievi minori, le analisi, le statistiche congiunturali anche per il settore forestale, sono state sospese per 3 anni, è stato dal 2014 a... fatto. E questo sicuramente è un dato assolutamente positivo. Il dato negativo è che, questo lo dobbiamo dire, che il dato è abbastanza inverosimile, perché l'Istat, l'ultimo dato che porta al 2014, porta un prelievo complessivo poco superiore ai 6 milioni di metri cubi. Ora, possiamo dire che è inverosimile, non perché ce la vediamo, perché c'è tutta una serie di dati al contorno, su quali non entro, che di indagini di vario tipo che mostrano che l'incremento, che il prelievo è probabilmente più che doppio rispetto a quello reale. Se facciamo un confronto, questo vero, tra i dati Istat e i dati dell'inventario forestale nazionale realizzato dal Corpo Forestale dello Stato, che quindi si riferiscono al 2005, vediamo come i dati Istat fondamentalmente sottostimano in maniera significativa quello che è il prelievo del legno. Però il dato positivo è che l'Istat ha ripreso in mano questo settore e quindi su questo bisognerà lavorare e colgo veramente con grande attenzione il suggerimento e la suggestione data questa mattina da uno dei relatori. Bisognerà trovare sistemi un pochetto più innovativi, che ci sono tutte le cose, anche per fare questo tipo di rilevamento, non solo basarsi su dati amministrativi. Il lavoro che sta facendo il CREA, in particolare attraverso il Centro di Politica e Bioeconomia, in questa direzione è assolutamente importante. Credo che ulteriori sforzi possano essere fatti anche in ambito progettuale per trovare modalità nuove attraverso strumenti quali possono essere l'AIF e quant'altro, che mi sembra un tema assolutamente prioritario. Stando ai dati dell'inventario, facendo riferimento, sono dati
certificati, diciamo, i dati che vengono utilizzati anche ai fini del reporting internazionale, quindi possiamo dargli un senso di certificazione quando hanno anche un certo dato di certezza o una valutazione dell'incertezza. Andando a guardare sull'incremento, sul capitale naturale, quindi, e poi sull'incremento, quindi sull'interesse del capitale naturale, abbiamo detto 36 milioni di metri cubi che producono i nostri boschi ogni anno. Di fatto, i boschi suscettibili di utilizzazione, lì dove non ci sono significativi vincoli di carattere biofisico o di carattere, diciamo così, amministrativo, l'ordine di grandezza sono circa 30 milioni di metri cubici, dice l'inventario, il prelievo 14 milioni di metri cubi, quindi questo prelievo è circa pari al 46% dell'incremento annuale dei boschi suscettibili di utilizzazione. 46% è un tasso medio globale per ettaro più basso, uno dei valori più bassi d'Europa, 1,5 metri cubi per ettaro. Un terzo di quello che in paesi che hanno condizioni per certi versi relativamente analoghe alle nostre, come può essere la Spagna o come può essere la Francia. Quindi sicuramente abbiamo qui un momento di attenzione. Prelievo che abbiamo detto di massa legnosa pari a meno della metà della produzione naturale, di quella effettivamente che teoricamente potrebbe essere utilizzata, ed è un dato paradossale perché va giustapposto a quello che è il fabbisogno di materia prima e di semi lavorati di legno che è il nostro paese, che è circa 50 milioni di metri cubi all'anno. Cosa significa questo? Che noi, come è già stato un po' accennato, importiamo più delle terze del fabbisogno di legno del nostro sistema, del sistema paese. E quindi questo pone sicuramente un problema che io lancio sempre questo slogan, un problema di good security. Noi non abbiamo solamente il nostro paese, come c'è anche a livello globale, un problema di food security, cioè di sicurezza alimentare. Abbiamo concretamente, e l'Europa l'avrà anche, non solamente l'Italia, l'Europa in generale, nel lungo termine potrà avere questo problema, cioè un problema di food security. E con esso ha un problema di food security, e non è spesso sottolineato, c'è anche un problema di food safety. Così come la funzione, in particolare una cosa che in tutto questo grande quantitativo di legname che viene importato non possiamo non negare che l'Italia importa ancora per certe quantità non facilmente definibili, però importa ancora legname tagliato illegalmente, e questo lo dobbiamo dire in modo molto chiaro. Allora, di fronte a questa situazione è ovvio che è necessario, si pone una delle problematiche, tra le altre, della gestione di questo settore, di incrementare in modo ecologicamente compatibile, finanziariamente sostenibile, l'approvvigionamento nazionale di legno per l'industria e la produzione di energia. Come dicevo, questo settore della bioenergia è particolarmente importante, qui c'è proprio una recentissima indagine molto interessante pubblicata sull'Italia forestale montana dal collega Bettenella, da cui viene fuori che il consumo annuo di legna da ardere e altri prodotti legnosi è nel nostro paese circa 20 milioni di tonnellate, significa 25 milioni di metri cubi all'anno. Se questi dati, su cui convergono diverse diciamo così, indagini, se questi dati sono veri, da sottolineare, per tenere a sottolineare che è già raggiunto quello che era l'obiettivo del piano nazionale per le energie rinnovabili, cioè il contributo delle biomasse, ligno cellulosico a questo piano, abbiamo già raggiunto, era l'obiettivo 2020, di fatto il nostro paese già c'è. La gran parte di questo materiale, come ho detto, viene importato. Lo dicevano questa mattina, l'Italia è il primo importatore mondiale di legna da al mondo, di legna da. E poi teniamo conto un altro settore che si sta sviluppando, che ha una sua importanza non conosciuto, tutto quello del settore delle bioraffinerie, della chimica vera. È un settore che si sta pian piano. Io ho riportato qui tutta una serie, quindi l'utilizzo di biomasse ligneo cellulosiche per la produzione di biolubrificanti, la produzione di bioplastiche e quant'altro. Su questo settore l'Italia, su questo settore della chimica verde, l'utilizzo delle biomasse ligneo cellulosiche a questo fine, ai fini della chimica verde, è uno dei paesi all'avanguardia del nostro paese. Secondo me è un settore che va ancora considerato, ancorché abbia tutta una serie di problemi. Già oggi su questo settore abbiamo investimenti privati per oltre un miliardo di euro. Allora, e questo va considerato anche in un ambito più globale, che il problema di fabbisogno di legno non ce l'ha solo l'Italia.
A livello globale la richiesta di legno, queste sono le proiezioni FAO, la richiesta di legno è in aumento, aumenterà rispetto al 2010 di circa il 30-40% all'anno 2020. Ecco quindi che si pone un problema, come dicevo prima, di aumentare il tasso di utilizzazione dei boschi esistenti in modo ecocompatibile. Questo problema non c'è la solidità. Questo target, questo obiettivo, questo problema a livello europeo, questo è quanto viene affermato anche nell'ambito della conferenza intergovernativa Forest Europe, che raggruppa tutti i paesi dell'Europa e secondo la quale esiste in Europa ancora la possibilità di reperire importanti risorse senza intaccare l'incremento e ponendo come un limite, in questo caso generico, perché questi discorsi di aumentare il tasso di utilizzazione non possono essere fatti in modo generico, devono essere applicati poi caso per caso in modo molto calibrato. Però la conferenza interministeriale pone un livello di sostenibilità pari al 70% dei prelievi rispetto all'incremento. Questo è un target di carattere del tutto generico, può non avere significato in per sé, però è un punto, può essere un punto di riferimento. Qual è allora la posizione? Uno dei suggerimenti, come chiedeva il moderatore, io credo che date queste potenzialità in Italia c'è la possibilità di un calibrato aumento della utilizzazione della produzione legnosa forestale nazionale, almeno fino, chiaramente questo nel lungo periodo, ai 2/3 dell'incremento annuale dei boschi suscettibili della utilizzazione. Ovviamente in un quadro caso per caso e di pianificazione e gestione forestale ecologicamente compatibile, quindi che necessita di strumenti che siano adottati. Di fatto in questa direzione già esistono delle proposizioni operative. Ricordo l'accordo interregionale firmato a febbraio, a fine febbraio, tra le varie regioni del nord e alcune regioni del centro, che si pone come obiettivo in media di un aumento dei prelievi del 10%, con obiettivo di carattere operativo. Secondo me a livello nazionale si può essere anche, come media, un pochettino anche più ambiziosi. È importante avere un target, è importante avere un obiettivo dove poter andare, perché a questo punto gli strumenti possono essere orientati in questo modo. Faccio sottolineare che con questo obiettivo il correlato incremento di possibilità occupazionali nel medio periodo nel settore della silvicoltura e delle utilizzazioni forestali significa vale circa 35.000 posti, nuovi posti di lavoro. L'attuale tasso occupazionale nel settore specifico, silvicoltura e utilizzazioni forestali, senza considerare gli operai forestali stagionali assunti dalle amministrazioni pubbliche, fondamentalmente per motivi di lavoro socialmente, quelli che veramente lavorano ma oggi sono circa 30.000 addetti ai sensi delle statistiche nazionali. Questo significherebbe raddoppiare. E non c'è solo lì. Un tema particolarmente importante è anche quello dei prodotti non legnosi, che se vediamo a livello europeo come sta crescendo i prelievi legnosi a livello europeo, analogamente sta crescendo il valore dei prodotti non legnosi che sono commercializzati. Tra i vari prodotti importantissimo e non adeguatamente, secondo me, ancora considerato, nonostante che abbiamo dei distretti produttivi di assoluta eccellenza, è il tema del sughero. Noi siamo esportatori, siamo il quarto paese al mondo esportatore di tappi da sughero e paradossalmente importiamo tanto sughero, ma esportiamo sughero di qualità, questo lo sanno pochissimi. Il Portogallo compra da noi sughero di qualità, in piccole partite, non sono numeri rilevanti, però è interessante, perché se noi migliorassimo ulteriormente e creassimo le condizioni adatte, questo è un tema di assoluta importanza. Il valore stimato del commercio di alimenti prodotti dai boschi è circa 100 milioni di euro, da sottolineare, quindi non è trascurabile, ma da sottolineare soprattutto il valore di questi prodotti, su questo ci sono importanti lavori prodotti realizzati dal gruppo dell'Università di Padova, diretto dal professor della collega Pettinella. La qualità di questi prodotti è importante soprattutto in un'ottica di marketing territoriale, come in termini di sviluppo rurale, turismo ricreativo, turismo enogastronomico, e ho finito per dire due cose, e quali sono le soluzioni strategiche? Noi abbiamo due modelli fondamentalmente, il modello nord europeo di risposta a tutte queste problematiche, il modello nord europeo che è quello di mobilizzazione del legno, soprattutto valorando un approccio tecnologico
di accorpamento degli operatori del settore, grande, grossa industria, quindi un approccio, diciamo così, a cascata, e una dimensione più orizzontale, più, diciamo così, strategicamente idonea, si dice, per i paesi mediterranei, in una logica di integrazione tra l'attività, con le attività agricole e turistico-ricreative. Io credo che tutti e due i modelli devono essere, non è un approccio out-out, ma deve esserci un approccio end-end, cioè nel senso un'integrazione delle opzioni e diversificazione dei prodotti forestali. Su questo hanno notevole importanza la ricerca e l'innovazione, innovazione di processo di prodotto per rendere più conveniente. Tutto il tema che si avverte, sul quale il nostro paese, e in particolare l'ente di ricerca nel quale in questo momento mi trovo a lavorare, il CREA, ha delle potenzialità e delle esperienze di tutto significato, il tema della selvicoltura di precisione, chiamiamola così, tra virgolette, della cosiddetta precision forestry, e il tema dell'utilizzo, sul quale anche l'Italia è particolarmente l'utilizzo tecnologico e le modalità nuove di utilizzo tecnologico dei prodotti nazionali, anche dei prodotti che derivano dai CEE, per fini che siano, diciamo così, ai fini di fine strutturale, di fine per i mobili e quant'altro. L'ultima slide che voglio presentare: è chiaro che abbiamo una difficoltà di base, una certa difficoltà, bassa propensione a cedere all'innovazione. Anche perché uno dei problemi è l'offerta polverizzata e spesso disorganizzata. Perché se questo è il paesaggio tipico, paesaggio forestale tipico, diciamo, dell'Appennino centrale, questo è il paesaggio fondiario che c'è sotto. E oggettivamente qualche problematica la crea. E quindi su questo c'è la necessità di creazione di forme di integrazione. Su questo oggettivamente si può fare. L'ultima cosa che dico, questa veramente chiudo, attenzione però, che questo paesaggio così è il tipico paesaggio della proprietà privata. Come è stato detto dall'onorevole Borghi, in realtà noi abbiamo anche molte proprietà comunali, rappresentano il 70% della proprietà pubblica, le proprietà forestali comunali, e tutti questi edifici dove abbiamo ampiezze in media 300-400 ettari, ma alcuni comuni hanno anche migliaia di ettari, 2-3-4 mila ettari, soprattutto nelle Alpi e nell'Italia meridionale, dove potrebbero essere attuate economie di scala, ma dove anche quindi con soluzioni culturali e di utilizzazioni particolarmente innovative, dove non si realizza, questo soprattutto dobbiamo dirlo, in tante regioni del nostro meridione, per la mancanza di una cultura selvicolturale. E allora noi crediamo che su questo proprio è necessario, è il ruolo, oltre a quello del sviluppo dell'innovazione, che possono avere le istituzioni accademiche e gli enti di ricerca, che proprio in termini di animazione e responsabilizzazione delle società civile, e questo anche l'impegno con il quale il CREA, e in particolare il Centro per le ricerche di ricerca per le foreste e il legno, che mi trovo in questo momento a coordinare, vuole lavorare con determinazione. Grazie, invito tutti gli altri relatori a fare altrettanto. Mi permetto di riassumere velocemente le cose che ha detto a beneficio dei relatori che seguiranno, e allora statistiche serie e che diano dei dati ragionevoli, un aiuto alle filiere per non perdere know-how e anzi intervenire migliorando le conoscenze e le capacità, la voglia di investire sull'innovazione e un tentativo di riunire le forze, soprattutto i proprietari, magari con un mix giusto di pubblico-privato. In questo campo la ricerca e la sperimentazione possono essere modelli favorevoli per far vedere come può essere diversamente gestita una risorsa, un patrimonio fondamentale di tutti.